abbonati sul mio canale. Parliamo un po' di mercato. Thiago Diallo quasi alla Juve. Dragos rimpianto Juve. Sono Mr. Dante. Questa è Radio Quant TV. Parliamo un po' di mercato. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Ricordatevi, c'è un secondo canale di Quant TV Extra dove parliamo di Formula 1, MotoGP e tutto altro. Per il momento esce un video a settimana sull'altro canale, ogni venerdì alle ore 12. Allora, Thiago Diallo arriverà alla Juve dal Lille. In anticipo, trovato l'accordo con il Lille, trovato l'accordo con il giocatore infortunato da un grave infortunio, ancora non si è ripreso, però questo è un obiettivo per il futuro, un obiettivo che prendiamo ora, lo cureremo e poi lo faremo giocare. Dovrebbe essere il sostituto naturale di Alexandro, perché da quello che abbiamo capito la Juve non rinnoverà il giocatore brasiliano, allora rimane 6 mesi e poi dirà addio alla Juve. È un colpo di prospettiva? Sì. È un colpo che può pesare alla Juve? No, perché lo paghi per poco, perché tutta l'operazione si gira intorno ai 4,5 milioni. Il problema qual è? Qualcuno potrebbe dire: perché non è stato preso poi dopo gennaio? Perché dopo gennaio lo può prendere a zero. Sì, però dopo gennaio il giocatore avrà già l'accordo con l'Inter e lì doveva giocare sullo stipendio, e abbiamo già visto che non è una cosa positiva prendere un giocatore a zero e riempirlo di soldi con lo stipendio, perché poi ti resta sul groppone e non lo puoi vendere, perché quel tipo di stipendio non glielo paga nessuno. Allora è meglio anticipare, pagare un indennizzo all'Ille di 2 milioni, 3 milioni e fai un contratto, uno stipendio al giocatore di 2 milioni e mezzo, ed è fondamentale questo. Fondamentale perché lo prendi, lo curi, perché poi qualcuno dirà pure che il giocatore non è che poteva giocare 90 minuti, però poteva già ritornare in anticipo, però non è tornato per via anche di questo litigio interno con il Lille, perché con il Lille ricordiamo che non vuole rinnovare, lui non voleva anticipare i tempi del recupero per non rischiare un grosso infortunio, per questo forse non sono trovato l'accordo. Però prende questo giocatore, un giocatore di prospettiva, è un'operazione che mi piace, perché se va bene hai un grande giocatore, se ti va male lo può piazzare perché l'hai pagato poco e un ingaggio da poco. È un'operazione intelligente, anticipare, meglio pagare qualcosina a Lille che non pagare lo stipendio, che poi potrebbe essere di 3, 4, 5 al giocatore. Vediamo se farà bene, però è un colpo giusto. E Thiago Diallo arriverà alla Juve. L'altro problema qual è? Che tutti dicono rimpianto Dragos. Per quale motivo rimpianto Dragos? Quando era alla Juve non ha giocato. A Salerno, ve lo ricordate? Lo scorso anno, ve lo ricordate? Ora sta giocando bene. Ora vale 30 milioni, vero, verissimo, però non prendeva. Se noi avevamo Dragos, non avevamo cambiato. Allora, quando la narrazione deve essere raccontata, deve essere raccontata giusta. A me Dragos sempre mi è piaciuto, però se stava la Juve, diventava il Dragos che aveva ora. Ora sappiamo che lo vuole mezza Europa, lo vuole il Napoli, lo vuole il Milan, lo vuole il Bayern Monaco, lo vuole il Tottenham. Andrà al Tottenham, perché alla fine il Tottenham è quella, insieme al Bayern Monaco, che come liquidità sta meglio delle squadre italiane. Dai, i 30, 35, non so quanto soldi prenderà il Genova, però c'è il 25% dei soldi che deve dare da quanto incassa il Genova alla Juve. Comunque 7 milioni e mezzo, 8, 6, non so quanto vengono. Poi la Juve può fare mercato, può prendere un giocatore in prestito, perché altrettanto Ranocchia dall'Empoli sta passando al Palermo, e sono operazioni che si possono fare. Poi c'è il rimpianto, qualcuno dice sì, ci può essere il rimpianto, però signori miei, se noi tenevamo Dragosin, voi eravate sicuri che Dragosin alla Juve sarebbe diventato questo tipo di giocatore qua? Perché io me lo ricordo a Salerno, perché io me lo ricordo cosa si diceva di Dragosin fino a 6 mesi fa, perché qualcuno ha la memoria corta. Qualcuno che oggi dice l'impianto Juve, qualcuno che oggi sta parlando dell'impianto Juve, ha la memoria corta, perché si dimentica che fino allo scorso anno
Dragusin l'avete chiamato plusvalenza fittizia e questo è il problema, che la memoria semplicemente ce l'avete corta e la cosa è sbagliatissima. La cosa è sbagliatissima perché la memoria corta non va bene. A me mi è dispiaciuto venderlo perché si vedeva che poteva fare bene, però c'era una possibilità che esplodesse alla Juve? No, la Juve ha dato la prima possibilità quando era andata a Salerno con la Salernitana, non ha fatto bene. Poi, per prendere Cambiaso, è stato sacrificato Dragos, per me mi sta bene perché in questo momento per me è più determinante Cambiaso che Dragos. Perché in questo momento mi può stare anche bene non prendere Dragos? Semplicemente perché ho già in casa un talento, un 18enne che può esplodere, che secondo me è nettamente più forte di Dragos che Dejan Yusei. Signori miei, chi l'ha visto giocare? Qualcuno ti dirà perché non è rimasta la Juve? Ma signori miei, alla Juve, essendo che la Juve, come dice Allegri, ha 50 partite, se va bene ne ha 4 in più, dovrà fare 50 partite in totale in stagione, più o meno. In quale momento giocava Yusen? In questo momento Dejan Yusen alla Roma può giocare più perché la Roma è la Coppa Italia, può andare avanti in Europa. In questo momento Mancini che non sta bene, ha Smalling che è sparito, chi altri difensori? E abbiamo visto che, 40, che è entrato in 45 minuti, ha fatto bene. Per me la Juve ha fatto bene a mandarlo in prestito. Poi se lo manda in prestito all'Inter, alla Roma è una cosa giusta, solo il tempo ce lo dirà. Però già in un ambiente dove sappiamo che è caldo e questo ragazzo può crescere, e chi sta dicendo, in questo momento poi sto sentendo dai stessi romani, Yusef poi si innamora di Roma, si innamora di Mourinho, si innamora di questo. Signori miei, prima di andare Yusef, prima di andare alla Roma, ha firmato il prolungamento fino al 2018. Col giocatore gli accordi erano chiari. Noi ti mandiamo in prestito perché qui, essendo che abbiamo poche partite e il numero di giocatori è superiore e non abbiamo la possibilità di farti giocare sempre. Se vedete, negli accordi per far risparmiare anche soldi alla Roma c'è stato un numero di partite. Se il giocatore gioca il numero di partite, la Roma ha uno sconto nel prestito oneroso. E allora occhio, occhio, perché Dejan Yusen sarà il futuro del reparto difensivo della Juve. E dal prossimo anno in poi io penso che questo ragazzo, dopo 6 mesi, può venire e prendersi una maglia da titolare alla Juve. Invece del centrocampista non se ne parla, come ha detto ieri l'amministratore delegato Cherubini. Non si muoverà niente, né entrata né uscita, però è anche vero che si sta parlando di un Kane che sta pressando per andare in prestito perché non vuole perdere la possibilità di fare l'europeo, perché capendo l'esplosione di Yildiz, forse non sa benissimo che rischia di giocare poche partite e ha chiesto alla Juve di essere ceduto in prestito o al Monza, si parla di Monza, di Bologna, di Fiorentina, vediamo. Comunque si parla anche di un tentativo della Juve per prolungare il contratto di Ealing e lo stesso di Chiesa. Il mercato si muove, però secondo me quello che serve per la Juve, un centrocampista, finora non è arrivato. Vediamo il destino invece di Dragusin, se davvero, come si parla, andrà al Tottenham, perché molti dicono che l'accordo Dragusin-Tottenham è chiuso al 100%. Vediamo la Juve in cassera, vediamo se si muoverà anche su un centrocampista che ci serve davvero come il pane. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ricordatevi, forza Juve, sciocco!